Buona domenica a tutti dalla splendida spiaggetta di Vernazzola che ci ricorda quanto è bello questo paese, un paese unico veramente per la varietà della sua bellezza. Allora, questo video lo faccio per parlarvi di una notizia che è stata data ieri dal Romanista, che riguarda il calciomercato, ovviamente, che dà veramente la misura di come siamo combinati. Florent, Bisolfi, Bisolfi, come vi pare, sta ideando, alla disperata ricerca di un centravanti, questa proposta di scambio con il Lilla. Cioè, lui dice che Ebram più o meno vale 30 milioni, più o meno vale 30 milioni Jonathan David, e vuole fare il famoso scambio delle figurine che si faceva quando eravamo ragazzini, cioè uno scambio, proporre a Lilla uno scambio David Ebram della serie proprio magari ci cascano. Quindi io non ho bisogno di spendere troppe parole per farvi rendere conto di come siamo ridotti. Sì, no, non si può fare. Perché Ebram in questo momento è un giocatore che praticamente non ha una credibilità, perché si è divorato dei gol anche in partite molto importanti nella scorsa stagione, dove ha giocato pochissimo, perché tra l'altro proviene da un grave infortunio, quindi ha avuto un'immobilità forzata, un'inattività forzata molto prolungata. Al rientro abbiamo visto un giocatore in condizioni abbastanza penose. Quel poco che ha giocato ha fatto solo disastri, no? Ricorderete, no? Il gol divorato contro la Juventus nel finale, il gol di testa mancato da mezzo metro contro il Leverkusen, che avrebbe potuto dare un senso diverso anche a questa stagione, alla passata stagione, ma anche ad esempio l'errore clamoroso ad Empoli a mezzo metro dalla porta, anche lì che è riuscito di testa a prendere il portiere con tutta la porta a disposizione. Insomma, è un giocatore veramente problematico. Molto bene il primo anno alla Roma, in una Roma molto diversa, con Mkhitaryan, con Zaniolo, con il trio difensivo molto affiatato, molto efficace, Mancini, Smalling, Bagnez, con un Rui Patricio in porta che ancora aveva un rendimento molto importante. Segna, se non ricordo male, 27 gol, 26-27. Poi non si capisce assolutamente che cosa accade a quest'uomo. Secondo i ben informati, ha avuto un po' di problematiche con la compagna, la fidanzata, che forse non si trovava troppo bene a Roma. Il secondo anno Ebram diventa praticamente il fantasma di se stesso. E siccome poi piove sempre sul bagnato, termina poi la stagione in odore di cessione, ingenuamente schierato in un'ultima partita, si infortuna gravemente, rimane fermo praticamente tutta la stagione. Quando rientra, se prima era un fantasma, diventa una specie di fumetto, tiramolla, diventa un giocatore strampalato che si divora dei gol. Quindi, come fa il Lilla a pensare di prendere in considerazione un'ipotesi del genere? Tra l'altro, Ebram, come sapete, in questa sessione di calciomercato è stato avvicinato al Milan, è stato accostato al Milan, e poi non se n'è fatta niente. Pare che Ebram si sia molto risentito del fatto di non essere andato al Milan, che ovviamente è comunque una piazza molto prestigiosa, 7 Champions League, eccetera, eccetera, ambizione, città abituata a primeggiare. Guardate che bella quest'ancora, questa è proprio caratteristica proprio. Dice un'altra veramente caratteristica. Quindi il fatto che noi stiamo andando a cercare di
arrampicarci continuamente sugli specchi come se gli altri fossero scemi ci dà veramente la misura. Lui probabilmente poi è uno che, venendo dal campionato francese, ha le sue conoscenze, avrà anche la sua credibilità, e ci prova sempre con qualsiasi giocatore, ci prova con Sorlotta, ci prova con Retegui, ci prova con Morodion, con Kalimuendo, cioè sembra quel, non so se sicuramente anche voi ne avete conosciuti, no? Quei ragazzi che magari non sono proprio dei bei ragazzi, non sono, diciamo, dei fenomeni di simpatia, e alla disperata ricerca di una fidanzata ci provano un po' con tutte, no? E provano, alla fine, a forza di provare, qualcuna ci casca, no? A forza di studiare, no? Strategie per conquistarle, magari si inventano di portarle da qualche parte, si inventano qualche cosa e riescono finalmente a sedurne qualcuno. È quello che sta facendo Ghisolfi in questa sessione di calciomercato. Quindi la mia preoccupazione aumenta di giorno in giorno, perché pensare che il Lilla possa accettare uno scambio del genere è semplicemente una cosa idiota, non è neanche una cosa folle, perché significa proprio essere mentalmente limitati. Vedete, ragazzi, com'è facile anche organizzare un book crossing? Guardate, questo è un book crossing piccolino. Vedete, si lasciano i libri, parte in raggio, chi è interessato se lo prende, ne lascia un altro. Basta un po' di buona volontà, si possono fare tante cose. Poi volevo fare anche un discorso su Sule. Ah, prima volevo anche dire al ragazzo che ha commentato ieri sera, dice ogni giorno sempre le stesse cose. Certo, ogni giorno sempre le stesse cose, non prendiamo mai giocatori, non cambia mai niente, c'è mai una novità, e ripetiamo inevitabilmente gli stessi concetti. È chiaro, portami Chiesa, che mi sembra che si stia anche lui allontanando, e ti parlerò di altre cose. Portami David e ti parlerò di altre cose. La situazione nostra è quella di uno stallo assoluto, di uno stallo, di una evidente incapacità di capire che il tempo in questa società, anche nel mondo del calcio ma non solo, ha un valore economico. Cioè tutto questo ritardo sono tutte giornate in meno di lavoro per questi giocatori. Non è che, diciamo, arrivare a una settimana dall'inizio del campionato, arrivare due mesi prima è la stessa cosa, non lo è assolutamente, proprio nel modo più assoluto. Allora, vi volevo parlare anche del discorso Sule, che è un giocatore che mi piace, perché è un giocatore tecnico, un giocatore agile, è un giocatore che supera l'uomo, è un giocatore che dribbla, è un giocatore che sicuramente vediamo che ha davanti a sé delle grandi prospettive. Però 30 milioni per un giovane, secondo me, sono troppi. Cioè, io per Sule, premesso che se poi era così veramente forte, la Juventus non lo vendeva, bisogna anche riflettere su questo, e non lo mandava neanche a fare un anno di pratica al Frosinone, che dite? Se era suo fenomeno, se era il Diz, se lo teneva e gli dava anche ampia facoltà di giocare. Quindi la Juve ci crede, nel senso che vede che è un giocatore che sta a giocare a pallone, ma fino a un certo punto. Ora io su Sule, questa società che ha il braccino corto, che non è che va a fare tutti questi grandi investimenti, quanto posso andare ad investire? Mai 30 milioni. Io, proprio esagerando, se mi innamoro di questo giocatore, a volte i direttori sportivi si innamorano anche un po' dei giocatori, Renato Sanchez era un po' un pallino di Thiago Pinto, che purtroppo si è fatto un po'
accecare dall'idea che lui aveva di questo giocatore senza rendersi conto che, come disse Mourinho, se stava bene il Paris Saint-Germain non ce l'avrebbe dato, no? Cioè, effettivamente fu una frase abbastanza illuminante che ci fa capire perché poi alcuni giocatori che pure hanno un grande nome vengono presi con facilità. Quindi io il discorso di Sulè, diciamo che io sono critico, perché spendi tanto, certo, nel deserto che si delinea al nostro orizzonte in questi giorni è chiaro che Sulè è un raggio di sole, però tu spendi tanto per un giocatore che comunque passa da una città fredda come Torino e poi da un piccolo centro come Frosinone a una realtà estremamente complessa come Roma e come tutto il sistema mediatico romanista, perché io sono proprio un granello di sabbia nel sistema, sono una goccia d'acqua in un oceano nel sistema mediatico che orbita intorno alla Roma, come sapete. E raga, giocare a Roma non è la stessa cosa che giocare a Torino o a Firenze o a Napoli, dove vai. Qua c'è una realtà molto complessa che vive anche di questa rivalità con la Lazio, che ci porta purtroppo spesso anche a disperdere le nostre energie e a perdere di vista quelli che sono i veri obiettivi sportivi stagionali, perché c'è sempre questo confronto a distanza, stiamo sopra, stiamo sotto, il derby, le solite cose. Quindi il discorso che faccio io è questo: il giovane, purtroppo, il giovane calciatore ha una fase nella quale attraversa un momento delicato, cioè il momento in cui lui sta sistemando tutta la sua vita, che di colpo cambia completamente, perché con i primi importanti contratti te cambia tutta la vita. Quindi mentalmente devi abituarti a una nuova realtà, a gestire flussi economici completamente diversi rispetto a quelli che sei abituato, te devi sposare, devi fare i figli, devi sistemare tutte le tue cose, devi comprare casa, devi organizzarti, investire tutti questi introiti nel modo migliore, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo riflettere su quello che dice per esempio Riccardo Calafiori, che dice: io con i primi contratti, i primi soldi guadagnati, eccetera, ho comprato una casa ai miei genitori, vivevamo in affitto, e ora vederli sereni, tranquilli, rilassati, a casa loro, non sempre preoccupati, per me è stato un motivo di grande orgoglio. Capite? È una frase molto importante, perché ci fa capire che, cioè, noi dobbiamo uscire un po' dalla retorica della maglia e l'attaccamento, eccetera, eccetera. Questi sono dei ragazzi giovani, molto giovani, non tutti provengono da realtà economicamente agiate, la maggior parte non fa parte di questa categoria. Quando ha successo, tra virgolette, c'è un momento nel quale vanno a riorganizzare la propria vita, che è cambiata completamente. Ma non tutti tengono la barra dritta, e potremmo fare tantissimi esempi. Pensiamo molto semplicemente a un Balotelli, a un Cassano, insomma, no? Quindi prendiamo per esempio Nicola Zaleschi. Nicola Zaleschi, al suo debutto con la maglia giallorossa, tra l'altro ragazzo che ha avuto la fortuna anche di giocare la finale di Conference League, che temo che negli anni dovremo rivalutare, perché non so quando capiterà di rivincere un'altra Coppa Europea, ve lo dico proprio molto chiaramente, e comunque ci vorrà tempo. Sembrava un ragazzo che veramente era avviato forse anche a diventare un titolare della Roma.
e anche per molti anni. Però invece abbiamo visto che Nicola Zaleschi a un certo punto si è un po' fermato e sta anche un po' deludendo le aspettative, cioè la sua crescita si è rallentata, l'abbiamo cominciato a vedere coperto di tatuaggi, eccetera, eccetera, e oggi Zaleschi, vedo chiaramente che non ha un mercato, la Roma anzi vorrebbe cederlo, ma non c'è nessuna richiesta. Questo significa che Nicola Zaleschi è una pippa? No, non è assolutamente una pippa, può ancora dimostrare il suo valore, può riprendersi. Mi sembra che sia un giocatore, non è molto continuo, sicuramente non è un fenomeno, è un buon giocatore che però deve lavorare sulla continuità, forse deve fare un lavoro anche fisico. Non mi sembra proprio una roccia, ecco, dal punto di vista fisico. Questo è un esempio di giovane che va all'esordio, magari anche in una stagione abbastanza particolare, abbastanza fortunata, strappa dei contratti anche magari buoni, la sua vita appunto cambia, tra l'altro lui, purtroppo mi dispiace dirlo, ma perse il padre proprio l'anno che esordì nella Roma, pochi mesi prima, quindi ebbe un momento un po' particolare, un po' difficile. Mourinho lo aiutò a superare questo momento, e quindi però lì la sua vita sterzò, si voltò, perché appunto è diventato un calciatore professionista e sapete tutti quello che significa, insomma, a livello non solo economico, ma anche a livello proprio di stabilità proprio mentale, no? Cioè comunque tu fai quel lavoro e quello sei, tutti ti conoscono, la popolarità, anche tantissime cose positive, non è che sono solo cose negative, anzi, e comunque, per usare una frase fatta, insomma, te sei sistemato, ecco. Poi però lui, come vediamo, ha avuto appunto questo calo, e quanti ce ne stanno di ragazzi? Quando un giocatore invece ha sistemato tutti i suoi principali problemi, come facevo l'esempio di Calafiori, no? Che ha comprato la casa ai genitori, e per lui già è un punto d'arrivo. Poi si è, tra virgolette, trovato lavoro, è un ottimo lavoro, poi fa la fidanzata, si sposerà, farà i figli, eccetera. Cioè, a questo punto Riccardo Calafiori è proprio nelle condizioni ideali per esprimere, sia per motivi di età che per motivi di equilibrio psicofisico, tutto il suo valore, e probabilmente insomma è chiaro che la crescita di Calafiori al Bologna l'abbiamo vista tutti, non è certo passata inosservata neanche a Spalletti, e sappiamo che forse andrà all'Arsenal, che è una squadra prestigiosa, e quanti di noi quando vedevano Calafiori nella Roma, vi ricorderete, no? La partita col Bodo Glimt, no? Avrebbero immaginato, pochi anni dopo andò a finire addirittura al Basilea, di vederlo all'Arsenal, oppure richiesto magari dalla Juventus, oppure in Champions League con il Bologna. Nessuno. Però fa parte proprio questo discorso del processo di crescita di un giovane che ha evidenti qualità fisiche e atletiche, trova il suo equilibrio, si trova in una città come Bologna che ha molta passione, una città ottima, ideale per esprimersi, esce la stagione particolarmente felice per tutta la squadra, e Calafiori ha una crescita esponenziale, capito? Perché ormai nell'età nella quale ha raggiunto una maturità, un equilibrio. Sulé ha raggiunto tutto questo? Non ve lo so dire. A me sembra una grandissima scommessa, cioè uno di quei giocatori che si troverà in una realtà importante come Roma, e dove purtroppo può anche perdersi, cioè può anche non sopportare le prime critiche che arriveranno. Patrick Schick, che non è
per quanto noi lo facciamo passare per una pippa, ma non è una pippa. A Roma soffriva tantissimo, perfino in allenamento mi dicevano le critiche che gli facevano i tifosi, cercavano di spronarlo. Lui era uno di quelli che psicologicamente aveva bisogno proprio di essere coccolato, no? Per una sua fragilità proprio. E quindi quando lui si andava ad allenare e veniva criticato dagli spalti, eccetera, col nostro linguaggio che è molto colorito, eccetera, lui si incupiva, ci soffriva e non è riuscito ad esprimersi. Cioè non tutti hanno una corazza, capite? Quindi io mi domando questo, ma Matías Soulé, ma vale 30 milioni? 28,5 più bonus, quello che fai? Io con questa domanda concludo e aspetto i vostri commenti e le vostre risposte.